Buongiorno, Centro Anoressia e Bulimia dell'ospedale San Camillo. Sono l'infermiera. Buongiorno, volevo informazioni sul vostro centro. Mi dica. È per mia figlia, non sappiamo più cosa fare. È maggiorenne? Non ha ancora 18 anni. Che problemi ha? Si pesa più volte al giorno, dice di non piacersi e a tavola sono problemi. Da quando ha questi comportamenti? Più o meno tre mesi. Ha perso molti chili? Mi sembra di sì, ma quando si pesa non vuole nessuno vicino a lei quando sale sulla bilancia. Le prendo un appuntamento con il direttore. Aspetti, mia figlia non ne vuole assolutamente sapere. Come faccio a convincerla? Mi scusi, se sua figlia avesse la febbre alta lei cercherebbe di convincerla a consultare un medico o la porterebbe e basta. Diventa una belva, piange e ripete che non ha problemi. Mi permetto di insistere. Lei non immagina nemmeno... Le prendo un appuntamento. Prego, ecco, accomodatevi. Buongiorno. Buongiorno. Dottore. Buongiorno. Come state? Dottore, le dico subito il motivo per cui siamo qui. Mi scusi solo un attimo. Come ti chiami? Vanessa. E sei venuta qui spontaneamente o. <ride> spontaneamente? Io sto bene. Non capisco di cosa si preoccupino loro. Io sto bene. Dottore, mia figlia è qualche mese che. non mangia. Vanessa, vuoi che parliamo un po' io e te? Se vuole noi andiamo, ci dica lei. Tu che dici? Parla con il dottore, non fare come tuo solito che ti arrabbi subito. Chiedo scusa, ma non ho ancora ascoltato la risposta di Vanessa. Per me possono anche restare. Tanto non devo dire niente di particolare. Allora, Vanessa, quanti anni hai? 17. E che classe fai? Il quarto liceo. Hai fratelli, sorelle? Sì, ne ho uno di quattro anni più piccolo. E come si chiama? Pietro. Ci vai d'accordo? No, perché fa sempre quello che gli pare. E nessuno gli dice mai niente. Va perfino male a scuola, ma a lui è tutto permesso. E a te? Io devo andare bene a scuola. Essere sempre perfetta. E lo fai volentieri? Mi sembra normale. Non ho mai pensato di essere diversa. Hai molti amici? No, non ne ho molti. Ma mi trovo molto bene con quei pochi che ho. Soprattutto con Carlotta, la mia compagna di banco. Ci raccontiamo tutto. <ride> Alla vostra età, chissà quante cose avrete da raccontarvi. Sì, Carlotta ha un carattere molto allegro. Parla con tutti. Pensi che quando viene a casa nostra chiacchiera con mia madre per ore intere. E a te dispiace? Insomma, fosse per mia madre, lo farebbe con tutte le mie amiche. E tu racconti quello che ti succede ai tuoi genitori? Sì, forse anche troppo. A sentir loro non ne indovino una, sbaglio sempre. E succede sempre così? Succedeva. Ora non racconto più nulla, solo come va a scuola. Tuo padre che lavoro fa? Lui lavora in banca, sta fuori tutto il giorno, ci tiene molto alla carriera. Con lui ci parli? Da qualche tempo non riusciamo neanche più a comunicare, finisce sempre che si arrabbia ma lui sta a cuore solo come va la scuola, però non si accontenta mai. Se per esempio prendo un 7, invece di dirmi che sono stata brava, dice che per come sono intelligente dovrei prendere almeno 8. È sempre stato così? No, parlavamo molto e uscivamo spesso insieme, prima. Che cosa è successo? Una sera l'ho sentito mentre era al telefono, con una sua collega. Era uscito in terrazza e credeva di essere solo, ma gli ero lì sul dondolo. Diceva frasi sdolcinate, una scena schifosa. Da quel momento non ho più visto mio padre con gli stessi occhi. Ne hai parlato con qualcuno? No, neanche con Carlotta. Ma papà e mamma vanno d'accordo? Mamma vive solo per noi figli. Fino a qualche tempo fa lavorava, poi da quando è nato mio fratello ha lasciato. Ora non fa altro che lamentarsi e ripete come un disco rotto che ha rinunciato a tutto per stare con noi. Ma tra loro vanno d'accordo? Davanti a noi non litigano mai. La tua impressione? Spesso mia madre si lamenta di lui con me dice che pensa solo al suo lavoro, invece mio padre si lamenta di lei, dice che pensa solo alla casa, hanno i figli, che lui si sente solo. Ma le cose secondo te stanno proprio così? Non lo so, a sentire mia madre mi viene da darle ragione, poi invece sento mio padre mi viene da dare ragione anche a lui. Forse hanno ragione tutti e due. Questa cosa ti fa sentire male? Mi fa arrabbiare. Però poi mi passa. Tuo padre prima diceva che non mangi. Mangio quel poco che basta. Anche perché ho deciso di dimagrire e su questo non intendo discutere. Mi vedo enorme e le mie gambe non mi sono mai piaciute, specie le cosce. Specie de cosce. Forse esageri. Se fosse per me me le taglierei. Non le sopporto più. Vorrei che fossero come quelle di Carlotta. Ma lei è magra. Per questo mangi poco? Se fosse per me non mangerei nulla. Ti senti molto sola? Cosa c'entra questo con la cellulite sulle cosce e con la mia pancia? Ho la sensazione che tu ti senta sola. Sola e piena di angosce. Certo, sono angosciata dalle mie gambe. Parlavo della solitudine che senti dentro. Cosa ne sa lei della mia solitudine? Le ho già detto che se non fosse per la cellulite sulle cosce e per la pancia, io sarei felice. Hai perso molto peso? Solo 5 chili. Ma le mie gambe ancora non mi piacciono e la pancia è enorme. Sicura? Lo dice lo specchio. Non credi che dovremmo prenderci cura di te e di quello che ti fa stare male? Le ho già detto... Che se non fosse per la cellulite sulle cosce e per la pancia, io starei benissimo. A me sta a cuore la tua salute, qualunque sia la causa. Tra l'altro, non credo che sia piacevole pensare tutto il giorno al cibo, combattere tra la voglia di mangiare e la decisione di non farlo. Voglio che sia così fino a quando non mi piacerò. Poi riprendo a mangiare. Sono sicura di controllare perfettamente la situazione. Io non credo che le cose stiano proprio così. Le ho già detto che è tutto sotto controllo. Vanessa, io ti voglio aiutare, ma non posso farlo se non sei tu a volerlo. E come? Costringendomi a mangiare come fa mio padre? Tutto quello che, che verrà fatto verrà fatto in cooperazione tra il nostro staff e te. Non sei obbligato a fare nulla, assolutamente nulla. Però voglio che tu sappia che io so quanto stai soffrendo e che il cibo è solo la punta dell'iceberg. Un po' d'acqua? Sì, grazie. Quando sarai più calma, faremo entrare i tuoi genitori. Così potrò parlare anche con loro. No, non voglio che sappiano che sto male. Non deve dirgli nulla. Me lo promette. State male tutti. E io devo aiutare sia te che loro. Prego, si sieda. Grazie, dottore. Dottore, ci dica quello che dobbiamo fare per venire fuori da questa situazione. Faremo tutto quello che lei ci dirà. Signora. Lei come si sente? Male, dottore. Ogni giorno mi promette che mangerà, che si sforzerà di farmi contenta, ma ormai ho smesso di crederci. Che bambina era Vanessa da piccola? Era una bambina che non ci ha mai creato problemi. A scuola è sempre stata la prima della classe, in casa sempre molto affettuosa. Scusami se ti interrompo. Pensi che quando è nato suo fratello, aiutava la madre ad accudirlo? Lei non conosce mia figlia, dottore. È stata sempre molto autonoma, matura, più della sua stessa età, affidabile come una persona adulta. Una figlia fantastica. Neanche una birichinata. Vanessa non ci ha mai dato problemi, mai. Pensi che le mamme delle sue compagne se la contendevano per averla a casa a studiare con le loro figlie, anche se noi abbiamo sempre preferito che fossero loro a venire da noi. E poi era un piacere vederla mangiare. Non c'era nulla che non le piacesse. Pensi che quando aveva sette anni l'abbiamo portata da un dietologo perché tendeva ad essere un po' cicciottella. Anche lei l'ha accompagnata dal dietologo? Dottore, io non ho mai avuto tempo di occuparmi dei figli. Però mia moglie mi ha sempre tenuto al corrente di tutto. E il dietologo prescrisse la dieta? Certo, e noi l'abbiamo fatta per almeno due anni. E per due anni Vanessa non ha più toccato un dolce, neanche il giorno del compleanno. Ma lei lo sa che un giorno, eravamo io e lei a fare la spesa perché mia moglie stava a letto con l'influenza, io l'ho comprato un gelato, assicurandole che sua madre non lo avrebbe mai saputo. Ebbene, dottore, non lo volle. E questo non me l'avevi mai detto. Un padre deve pur sempre avere dei segreti da condividere solo con la figlia, no? Vanessa, tu lo ricordi quel giorno? Sì. Deve essere stata dura per te rinunciare a un gelato dopo due anni di astinenza dai dolci. Mia madre mi aveva fatto giurare che non avrei più toccato un dolce fino a che non avessi finito la dieta. Dottora lei ci deve credere. Avevamo una figlia perfetta. E ora non riesco a parlarci. Se ne sta sempre nella sua stanza e chiude perfino la porta, cosa che invece non era mai successa. Ora vi spiego come funziona il nostro centro. Prima di tutto Vanessa sarà visitata da un nostro psichiatra che oltre a fare una diagnosi precisa valuterà se avrà bisogno di farmaci. Poi ci sarà una riunione fra noi, dell'equipe, per decidere quale sarà il suo percorso terapeutico. Vi dico fin d'ora che anche voi avete bisogno di aiuto, oltre a Vanessa, e quindi probabilmente sarà necessario, oltre a una psicoterapia individuale, una psicoterapia familiare. Noi siamo disposti a tutto, dottore. Noi faremo tutto per il suo bene. Ci deve solo dire quello che dobbiamo fare. E intanto dobbiamo aprire una cartella di Day Hospital e fare tutte le analisi per vedere le condizioni fisiche di Vanessa. E almeno per i primi tempi dovrete venire due volte a settimana. E con la scuola come faremo? Io dovrò essere presente tutte le volte? Signori, rendetevi conto che la situazione è abbastanza complessa, anche se siamo ancora in tempo. Quindi mi serve anche la vostra collaborazione, oltre che a quella di Vanessa, naturalmente. Sarà un po' difficoltoso assentarmi dall'ufficio. Stanno facendo le graduatorie. Proverò a chiedere, però. Ma non è che mi perde l'anno, dottore. Signore, è importante intervenire subito, anche se può creare qualche disagio. Dottore, noi abitiamo dall'altra parte della città. Per venire qui da lei se ne parte un'intera mattinata. Noi siamo preoccupati che Vanessa non perda l'anno. Ci tiene così tanto. Ma io non posso perdere due giorni di scuola ogni settimana. Per l'assenza non ti preoccupare. Faremo un certificato dove sopra non ci sarà scritto né il nome del riparto né della diagnosi. Sta tranquilla. Ma lei non può dirci che cosa dobbiamo fare per farla mangiare? E noi ci atterremo scrupolosamente. Non c'è niente che io vi possa dire ancora. Dobbiamo fare insieme un percorso di conoscenza, un percorso terapeutico. Io posso farcela da sola. Mi metto sotto e ce la farò. Vanessa, ci prometti davanti al dottore che riprendi a mangiare? Ce lo prometti? Vede come fa, dottore. Se tra una settimana le cose non dovessero cambiare, io la riporto qui, costi quel che costi. Buongiorno. Sono il padre di Vanessa. Siamo già stati da voi sei mesi fa. Si ricorda? Certo. Buongiorno, come va? Male. Mia figlia ha perso molti chili e ora le si sono gonfiate anche le gambe. Le fisso un appuntamento con il direttore. Mia figlia non vuole neanche sentirne parlare di venire al centro. Non sappiamo come fare.